Come si legge anche sulla classifica riportata da One Football, la classifica del Milan adesso ha un senso, ha un sapore diverso. Il Milan è a una vittoria dal sesto posto, dall'Europa League. Il successo contro l'Udinese, che avrebbe fatto la gioia di Monsieur della Rocambole, rocambolesco, l'ho definito un roller coaster, un otto volante, comunque, ed è la seconda vittoria consecutiva, terza calcolando anche la Coppa Italia, ma adesso lasciamo la parte, che permette al Milan di fare un grande salto in classifica. Adesso il Milan è a una vittoria dalla Europa League. Tutto bene? Tutto splendido oggi? Ecco, e dopo l'emozione, la gioia per il gol di Ante Sacrofuoco Rebic, dobbiamo andare a esaminare i pro e della vittoria. Abbiamo parlato come primo grande motivo di soddisfazione il salto in classifica. Un attacco che dà sempre l'impressione di essere pericoloso grazie a questa figura maestosa. Non ha giocato una grandissima partita, ma la figura maestosa che è intervenuto, è entrato nel gol, ha dato dei palloni importanti, e parliamo di Zlatan Ibrahimovic. Ma io andrei a esaminare però i problemi difensivi, perché dopo la partita con la Sampdoria, che ha visto tre volte i giocatori doriani davanti a Donnarumma, anche oggi, indipendentemente dalla disgrazia del primo tempo, è una disgrazia, non è una mancata parata, di Donnarumma, una disgrazia. Poi Donnarumma si è erto grande protagonista, ma con tre o quattro volte i giocatori dell'Udinese davanti al portiere. Sono sei, sette volte nelle due partite di San Siro. Diverso l'atteggiamento di Cagliari, dove invece la squadra solida aveva permesso poco agli avanti cagliaritani, che pure in João Pedro e Simeone hanno degli attaccanti certamente molto 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 validi. Cosa c'è che non va? Indubbiamente uno dei motivi potrebbe essere l'assenza di Çalhanoğlu, che garantisce qualcosa in più soprattutto nella fase difensiva. Però lì bisogna lavorare. Il Milan, ripeto, che dà l'impressione di essere più pericoloso in avanti, dà l'impressione a San Siro di essere più vulnerabile. Questo è l'aggettivo giusto. Non è possibile che Donnarumma debba sempre effettuare due o tre interventi vis-à-vis con gli avversari, con gli attaccanti avversari, e dunque da lavorare lì, perché poteva finire con una vittoria della Sampdoria, addirittura oggi poteva finire 4-3 per l'Udinese, 4-3 per il Milan, e quindi non va bene. Quindi questo è l'aspetto che bisogna andare a ben curare, ben migliorare. Però non sarebbe bello in questa giornata felice, venuto con un gol all'ultimo secondo, a 30 secondi dalla fine, un boato a San Siro straordinario, anche i cavalli puro sangue nelle scuderie si sono spaventati per questo urlo liberatorio. Quindi una squadra che finalmente ha trovato giocatori che vanno via l'uomo. La prodezza oggi di Castiglieco è stato splendido, questo gesto ad andare via a due uomini che sono rimasti lì piantati e sorpresi. Rebic, che avevo già visto splendido in Coppa Italia con la Spal, è diventato irrefrenabile, gioca sciolto, e uno dei prossimi video lo dedicherò proprio al mistero di Rebic. Lo stesso Leao ha strappato, soprattutto nel primo tempo, ed ha portato il Milan vicino al gol. Ecco, Leao deve essere però più feroce, deve uscire il canino quando è in area. Gioca bene, begli strappi, però deve essere, e lì deve, e deve, questa qualità gliela deve dare assolutamente solo lui. Ibrahimovic, Zlatan, Ibra Supremacy, questa cattiveria da allenare anche in allenamento. Quindi una bella domenica, Milan ha una vittoria dal sesto posto,
Cominciamo a fare dei calcoli, così bello guardare il calendario. Ora c'è il Brescia, purtroppo mi dispiace, ma non lo dico così per dire. Senza Balotelli, perché un giocatore che oltre che aver sempre stimato, è un giocatore che aumenta il fascino dello spettacolo, poi Verona, poi il Derby. Quindi attenzione, lavorare sulle cose che non vanno dopo aver vinto è certamente più facile. Pioli deve lavorare là, lì in difesa, mentre là in attacco già incominciamo a divertirci di più. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. I ragazzi hanno vinto.